Ciao e benvenuto nel mio nuovo video. Io sono Giampiero Teresi, sono l'autore del libro Partita IVA Semplice e del libro Regime Forfettario 2019, entrambi pubblicati su Amazon, ma sono soprattutto l'autore del blog regime-forfettario.it, che è un blog di tematiche fiscali incentrato proprio sul regime forfettario, un regime fiscale di vantaggio esistente da diversi anni in Italia. Ho iniziato una serie di video su YouTube specifici di alcune professioni, parlando appunto degli ambiti fiscali e legali appunto delle professioni stesse, e oggi voglio in questo video parlarti di tutto quello che devi sapere per sviluppare un'attività da fotografo freelance in regola con il fisco. Innanzitutto devi sapere che non sempre sei obbligato ad aprire una partita IVA, infatti nel fisco italiano esiste uno strumento, si chiama prestazione occasionale, con dei limiti ben precisi, che ti permetterà di poter sviluppare la tua attività da fotografo freelance senza l'obbligo di aprire una partita IVA. La prestazione occasionale però è molto limitata, infatti non potrai ad esempio utilizzare questa prestazione per un lavoro che duri più di 30 giorni, questo è appunto un limite temporale. C'è anche un limite di occasionalità, in quanto la prestazione occasionale non sarà possibile utilizzarla se devi lavorare costantemente con uno stesso cliente, uno stesso committente, quindi potrai utilizzarla soltanto nel caso in cui dovessi lavorare una tantum, cioè al massimo una volta l'anno con ogni singolo committente. Il limite più grosso della prestazione occasionale è la tua impossibilità di pubblicizzare il tuo lavoro. Infatti, se tu dovessi possedere ad esempio un sito internet che sponsorizzi la tua attività, o possedere dei biglietti da visita o dei volantini o qualsiasi tipo di attività pubblicitaria, non potrai utilizzare la prestazione occasionale, in quanto è vietato pubblicizzarsi. Nel caso però in cui tu decidessi ugualmente di utilizzare la prestazione occasionale, dovrai emettere quindi delle ricevute di prestazione occasionale verso i tuoi committenti. Le ricevute di prestazione occasionali inclusa anche quella che è la ritenuta d'acconto del 20%. Nello specifico, nel caso in cui tu dovessi ad esempio effettuare una prestazione per un compenso pattuito di 100 euro con il tuo committente, quest'ultimo diventerà il tuo sostituto d'imposta, quindi dovrà trattenere il 20% dei tuoi compensi, che è appunto la cosiddetta ritenuta d'acconto, quindi ad esempio pari a 20 euro, e il tuo incasso netto sarà quindi quello di 80 euro. Queste 20 euro vengono dunque trattenute dal tuo committente, che li verserà allo Stato come anticipo sulla tua futura tassazione. Quindi lui sarà il tuo sostituto d'imposta che verserà le tasse al posto tuo. L'anno successivo il committente poi ti rilascerà una certificazione unica, quindi un documento che attesta che il committente ha versato per te le tue imposte. Nel caso in cui tu invece volessi sviluppare la tua attività non più in modo occasionale ma in modo continuativo, nel caso in cui tu volessi pubblicizzarti in tutti i modi possibili e immaginabili, a quel punto sarai obbligato ad aprire una tua partita IVA. Quello che ti consiglio è sicuramente quello di prendere in ipotesi l'apertura di una partita IVA nel regime forfettario. Questo perché questo regime fiscale è nato nel 2015, ma poi sviluppato negli anni fino alla sua ultima versione del 2019, ti garantirà una serie di vantaggi. Primo fra tutti, una tassazione più bassa, perché le tasse sono pari al 5% per i primi 5 anni, diventeranno poi 15% dal sesto anno in poi. Un altro vantaggio è che tu non avrai l'IVA, per cui quando tu emetterai una fattura, ad esempio da 100 euro, questa non sarà mai 100 più IVA, ma sarà 100 punto e bassa, proprio perché l'IVA non c'è. Un altro vantaggio del regime forfettario è che non avrai la ritenuta d'acconto, per cui incasserai il 100% dei tuoi compensi senza alcun tipo di trattenuta, al contrario appunto della prestazione occasionale, dove subirai una trattenuta della ritenuta d'acconto del 20% sui compensi. Un altro vantaggio del regime forfettario rispetto a tutti gli altri regimi fiscali esistenti in Italia è la sua semplicità dal punto di vista contabile. Non avrai dunque da fare ad esempio la dichiarazione IVA trimestrale, la dichiarazione IVA annuale, non avrai i studi di settore, avrai una contabilità molto semplice, molto semplificata, che ti permetterà di poterti dedicare esclusivamente al tuo business e allo sviluppo di questo. Se vorrai rimanere all'interno del regime forfettario, dovrai però rispettare alcuni limiti. Il primo di questi è sicuramente un limite di fatturato. Dal 1 gennaio del 2019 il fatturato per tutti coloro che stanno nel regime forfettario è stato innalzato a 65.000 euro annuali, quindi potrai fatturare fino a 65.000 euro l'anno rimanendo all'interno di questo regime. Nel caso in cui tu dovessi superare questo fatturato, poi dal 1 gennaio dell'anno successivo sarai costretto a uscire fuori dal regime forfettario per aderire quindi al regime ordinario, che è il classico regime con IVA e comunque con una tassazione più alta. Inoltre, se tu deciderai di sviluppare un'attività di fotografo freelance, sarai incluso fra quelle che
sono le attività professionali. Tutti i professionisti hanno la possibilità di poter pagare i propri contributi previdenziali INPS in percentuale sul fatturato, quindi senza alcun costo fisso annuale. Al contrario invece di tutti quelli che sono i commercianti e gli artigiani che hanno l'obbligo di iscriversi in Camera di Commercio, dunque anche l'obbligo di iscriversi all'INPS gestione commercianti o gestione artigiani, e hanno l'obbligo di versare una quota fissa di contributi INPS che è pari a circa 3.600 euro annuali. Commercianti e artigiani dunque versano questa quota fissa di contributi anche nel caso in cui il fatturato sia pari a zero. Tutti coloro che invece sono professionisti, dunque professionisti in questo caso senza cassa, senza albo di riferimento, come anche i fotografi freelance, non hanno l'obbligo di iscriversi in Camera di Commercio, possono quindi iscriversi alla cosiddetta gestione separata INPS, che permetterà loro di versare tutti i contributi previdenziali in percentuale sul fatturato. In un caso limite, se un fotografo freelance non dovesse fatturare nulla, quindi non dovrà pagare né tasse né quantomeno contributi previdenziali. Nello specifico abbiamo detto che le tasse saranno pari al 5% per i primi 5 anni, 15% dal sesto anno in poi, i contributi INPS saranno pari al 25,72%. Attenzione però, perché sia le tasse che i contributi previdenziali andranno calcolati non sul totale fatturato, ma sul cosiddetto reddito lordo, che non è altro che la differenza tra il fatturato meno i costi aziendali scaricabili. Ora, nel regime forfettario i costi aziendali scaricabili sono forfettari, cioè significa che lo Stato ha deciso una percentuale di costi aziendali a tavolino che ogni attività potrà scaricare. E nel caso dei fotografi freelance, la percentuale dei costi aziendali scaricabili è pari al 22% sul tuo fatturato. Cioè significa che se tu dovessi aprire, ad esempio, partita IVA come fotografo freelance e fatturare, ad esempio, 10.000 euro, lo Stato ipotizzerà che su questi 10.000 euro tu ne abbia spesi 2.200 euro di tuoi costi aziendali. Quindi questi 2.200 euro non ti verranno tassati, mentre la restante parte, per cui 7.800 euro, più in generale il 78% del tuo fatturato, rappresenterà il tuo reddito lordo, il tuo vero e proprio utile. Per cui le tasse del 5% e i contributi del 25,72% andranno calcolati non su tutti i 10.000 euro, ma solo su questi 7.800 euro di reddito lordo. Non avrai necessità di dimostrare di aver speso questi 2.200 euro di costi aziendali forfettari, per cui anche se tu non dovessi spendere nulla, ugualmente lo Stato ti riconoscerà questo bonus, questa parte non tassata del 22% del tuo fatturato, sulla quale appunto non avrai alcun tipo di calcolo né di tasse né di contributi. Come fare per aprire una partita IVA come fotografo freelance? Innanzitutto una buona notizia, come tutte le attività professionali l'apertura della partita IVA è assolutamente gratuita e basterà quindi compilare una serie di modulistiche, ad esempio il modello A9-12 che puoi trovare anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate, compilarlo in tutti i suoi campi, presentarlo all'Agenzia delle Entrate e da quel momento stesso la tua partita IVA sarà aperta e sarà attiva immediatamente. Dovrai poi entro 30 giorni iscriverti alla gestione separata INPS. All'interno della modulistica dovrai anche scegliere il tuo regime fiscale, ti consiglio appunto il regime forfettario se ne vorrai far parte, e dovrai scegliere anche il tuo codice Ateco. Il codice Ateco non è altro che un codice che contraddistingue ogni tipo di attività che si può sviluppare con la partita IVA, e nel caso di fotografi freelance ti consiglio di utilizzare il codice 742019. Ok, spero di esserti stato utile con questo video che è un po' ha dato una panoramica sul funzionamento della partita IVA nel regime forfettario per fotografi freelance. A questo punto concludo dicendoti che se dovessi avere bisogno di una consulenza gratuita puoi richiederla direttamente sul mio sito, ti ricordo www.regime-forfettario.it, c'è un form di contatto dove dovrai inserire i tuoi dati, per cui il tuo nome e cognome, il tuo numero di cellulare e insomma la descrizione di quello che è il tuo dubbio. Sarò io stesso a richiamarti entro qualche ora e cercherò di chiarire tutti i tuoi dubbi. Ti ricordo anche che ho un gruppo Facebook molto seguito, si chiama regime-forfettario.it consigli utili, iscriviti lì, anche perché ci sono una serie di utenti che mi chiedono ogni giorno, mi esprimono i loro dubbi, cerco di rispondere un po' a tutto, per cui magari troverai già delle risposte esaustive a quelli che sono i tuoi dubbi attuali. Ti saluto, grazie per aver seguito il video e ci vediamo al mio prossimo video.